come l'ha intitolata? Il raffreddore. Alzo. Com'è bello questo mondo, dove tutto è un giro tondo, c'è chi ride e si diverte, gode di buona salute. Ma però c'è chi è costretto ad usare un fazzoletto e magari a stare due o tre giorni a letto. Sto studiando la maniera per salvare questa terra dai cattivi, dallo smog, ma soprattutto dal raffreddore. E raffreddore, vorrei tanto liberare tutti i nasi costipati dal dolore. E raffreddore, da domani se va bene non avremo più bisogno del dottore. Bravo fratello Luca, sei stato veramente forte. Grazie. È bello che tu sia qui al mio fianco a parlare di questo tema importante. È una per bella trovare un buon rimedio contro febbre e starnutoni, sono andato in Amazzonia, ho incontrato gli stregoni. Sono stato in Himalaya dai fratelli tibetani, sono andato a Montezuma, ho parlato agli sciamani. Il rimedio mi hanno detto è indossare un bel cappotto che ci scaldi le mucose e ci difenda dal raffreddore. E raffreddore, vorrei tanto liberare tutti i nasi costipati dal dolore. E raffreddore, da domani se va bene non avremo più bisogno del dottore. Lo dicevo Che Guevara, lo sostiene anche Mandela, non vogliamo mai più muco, non vogliamo più candela, non restare indifferente ai problemi della gente, con impegno e con ardore grida no a raffreddore. E raffreddore, vorrei tanto liberare tutti i nasi costipati dal dolore. E raffreddore, da domani se va bene non avremo più bisogno del dottore. Bella storia fratello. Cazzarola, guarda, mi commuovi, in un percorso che parte da via Margutta arriva magari fino a qui all'auditorium Conciliazione. È tutto molto bello fratello, è bellissimo che siamo proprio uniti contro questa terribile malattia che è il raffreddore. Il raffreddore, il raffreddore, vorrei tanto liberare tutti i nasi costipati dal dolore. Il raffreddore, tutti in mano nella mano in un grande abbraccio pieno di calore. Contro il raffreddore, cazzarola. Grazie a tutti, Neri Marco Re, Luca Barbarossa.